Sì, allora, buonasera. Siamo al secondo incontro di questo percorso che l'Istituto Sturzo propone rispetto a temi di storia declinati anche in una prospettiva attuale. Oggi partiamo dalla presentazione del libro del professor Emanuele Bernardi, professore di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, all'Università della Sapienza di Roma. Il libro è la Coldiretti e la storia d'Italia, rappresentanza e partecipazione dal dopoguerra agli anni Ottanta. Professor Bernardi è da anni che si occupa, diciamo, di questo segmento della storia del nostro paese, a livello sociale, produttivo, delle evoluzioni e le implicazioni di questo settore della nostra economia rispetto al movimento cattolico e rispetto alla storia del paese. Con lui abbiamo come discussant l'onorevole Marco Follini, già segretario nazionale del Movimento Giovanile della DC dal 77 all'80, più volte parlamentare, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e tuttora autore, diciamo, e giornalista di primo piano sulle maggiori riviste del nostro paese, nonché, diciamo, autore anche di una bella e particolare storia della Democrazia Cristiana uscita da Sellerio qualche tempo fa. Ecco, io lascio la parola all'onorevole Follini per cominciare, diciamo, questo dialogo su questo bel libro del professor Bernardi. Grazie. Ah, grazie, intanto voglio fare i complimenti di rito a Emanuele Bernardi per questo libro che scopre o riscopre, se vogliamo, un tratto della nostra storia importante, ma mai troppo raccontato, mai celebrato e mai riconosciuto nel suo valore, e nei suoi effetti e nelle sue conseguenze. Pensavamo di fare più che una presentazione in pompa magna, uno scambio di opinioni, quindi giochiamolo al modo di una partita di ping pong in cui ognuno di noi dice qualcosa e interloquisce con l'altro. La prima considerazione che a me viene da fare e da cui vorrei partire è che la Coldiretti è una storia insieme molto tradizionale e conservativa sotto un profilo e invece molto moderna e attuale sotto un altro profilo. Se guardiamo alla politica, la Coldiretti è un'associazione che coltiva innanzitutto il valore della prudenza, è diffidente verso ogni novità, sembra avere sempre il piede sul pedale del freno. E quando la DC, che è il suo partito di riferimento, si avventura prima aprendo a sinistra e dando vita al centro-sinistra con il Partito Socialista, e poi addirittura immaginando che occorra una qualche forma di collaborazione con il mondo comunista, i dirigenti della Coldiretti sono tra i più scettici nei confronti di queste novità. E mentre altre sigle, altre organizzazioni del laicato cattolico, altre associazioni sociali, penso alla CISL, penso alle ACLI, ma anche direi all'Azione Cattolica, soprattutto dopo il 68, sentono forte il vento del cambiamento, la Coldiretti invece conserva un atteggiamento e una postura, si può dire, molto tradizionale. Associazione tutt'altro che avventurosa. E però sotto l'egida della Coldiretti la vita nelle campagne cambia straordinariamente. E il libro di Bernardi documenta in modo molto interessante, molto appropriato, alcune di queste trasformazioni. Nel 53, mi pare, c'è un'inchiesta parlamentare che attesta come il 25% dei coltivatori diretti, cioè uno su quattro, viva in uno stato di povertà. Le campagne cominciano a spopolarsi, quelli che restano nelle campagne fanno una vita grama, molto dura, sono pagati meno degli operai, vivono in una condizione abbastanza isolata.
questo isolamento produce una cultura un po' chiusa, non voglio dire gretta, ma indubbiamente una cultura molto chiusa. È un'associazione affidata alle cure di un patriarca, tant'è che viene chiamata la Bonomiani dal nome del suo storico presidente, Paolo Bonomi. Quel mondo, diciamo, affronta le sfide della modernità, il dopoguerra, il miracolo, con una grande difficoltà a recuperare un divario profondo che c'è nei confronti del resto del paese. E se quel divario poi verrà colmato, io penso che un qualche merito alla Coldiretti, alla sua azione e al condizionamento che esercita sulle politiche di governo di quegli anni vada riconosciuto. Quindi in questo è un po' una metafora di quello che è stato il progressismo democristiano, che ha potuto realizzare alcuni cambiamenti proprio perché era progressismo molto prudente, molto poco avventuroso. La Coldiretti si iscriveva a pieno titolo dentro questo contesto, almeno secondo me. E il libro di Bernardi mi sembra che questo aspetto lo colga bene. Ok, allora se ho ben capito prendo la pallina sì, di rimbalzo. Ok. Sì, fondamentalmente concordo con l'onorevole Follini. Questa, come dire, questa duplicità, che è anche una sua duplice natura per certi versi, di organizzazione che vuole interpretare la tradizione e al contempo però abbracciare alcuni aspetti perlomeno della modernizzazione. E in questo senso, rispetto alla prima sollecitazione, vorrei sottolineare quanto la Coldiretti sia uno straordinario punto di vista di quelle trasformazioni. L'archivio, le fonti ancora non permettono di, come dire, saggiare in profondità la capacità di restituire questo, di, a livello di informazioni, questo paese che cambia, ma da tutto quello che si conosce a livello di organi centrali e dei numeri della presenza sul territorio, si tratta appunto di un punto di vista privilegiato, una specie di diapason che oscilla rispetto ai cambiamenti. Quindi noi ci dobbiamo immaginare che da questo numero molto elevato di federazioni venissero inviati al centro rapporti, relazioni, tipo relazioni prefettizie, per chi si interessa un po' di ricerca storica, che raccontavano queste trasformazioni, evidenziando i problemi. Teniamo conto, ad esempio, che già all'inizio del 52 sul coltivatore si parla di emigrazioni, si parla di una prima spinta di un pezzo di giovani che vogliono abbandonare le campagne. E lì, diciamo, per risollecitare a mia volta l'interlocutore, c'è certamente, ci riflettevo proprio in questi giorni sentendo in Sapienza un incontro sul problema della natalità, noi assistiamo a un boom di nascite post seconda guerra mondiale che ovviamente, come dire, alimentano per certi versi il problema dell'eccessiva densità demografica nelle campagne. E quindi la Coldiretti, come anche il mondo cattolico, si trova di fronte quindi a una sfida, quella di sostenere questa natalità in crescita e al contempo garantire una prospettiva di reddito a questi ceti sociali, in modo appunto da sostenere queste famiglie. E allora si trova a dover fronteggiare chi considera il problema demografico appunto come un problema e propone fondamentalmente due soluzioni. Questi erano dei tecnici americani, ad esempio: o un brutale controllo delle nascite o l'emigrazione. E la Coldiretti, come anche altri settori del mondo cattolico, resiste a entrambe queste prospettive, anche se poi in realtà si rende conto col passare del tempo che
il processo migratorio è inarrestabile per certi versi. Ecco, forse potremmo ragionare anche sulla velocità di questo processo di trasformazione con l'onorevole Follini e su come il sistema dei partiti e le organizzazioni sindacali reagiscono, interagiscono con questa ondata di modernizzazione. Che ne pensa? Ma raccolgo la palla a mia volta. Nel libro si racconta e si descrive nelle prime pagine il sovranismo alimentare, chiamiamolo così, la campagna dei primi anni del dopoguerra, animata molto da Coldiretti, che suggeriva agli italiani di bere del vino e non della Coca-Cola, che era molto critica nei confronti della politica agricola comune dell'Europa e che concorreva, tutto questo e molto altro, a descrivere appunto, come ho detto prima, un'associazione animata da un grande spirito conservativo. Ricordo che nella Coldiretti c'era un consigliere ecclesiastico che vegliava un po' sull'ortodossia anche politica della Confederazione e ricordo che addirittura quando ci fu poi nel 74 il referendum sul divorzio, mentre nelle altre associazioni di matrice cattolica c'era una qualche preoccupazione, un qualche disagio nell'affrontare quella battaglia e anche molti dissensi, la Coldiretti invece non assunse mai una posizione critica, quindi ha sempre assecondato e fatta sua la posizione più tradizionale del mondo di cui faceva parte. E però ha ragione Bernardi, l'effetto di tutto questo non è di conservare tutto tale e quale, l'effetto di tutto questo è di modificare profondamente la vita dei campi, renderla, come dire, più moderna, fare un salto generazionale pari se non superiore a quello che il resto del paese è impegnato a effettuare in quegli anni. E dunque viene un po' la domanda se tutti questi aspetti tradizionali della Coldiretti, che sono sempre stati oggetti, non dico di scherno, ma quasi tutti questi atteggiamenti che hanno dato l'idea di un'associazione fuori del tempo e quindi destinata prima o poi ad essere travolta dal progresso altrui, non faccia parte di un racconto che non è poi così vero, perché tutti gli altri hanno attraversato cambiamenti apparentemente più profondi, hanno attraversato travagli ideali molto laceranti, ma al dunque la Coldiretti ha retto meglio l'urto della modernizzazione, tant'è che oggi, ancora oggi, è un'associazione che raccoglie milioni di agricoltori, li organizza, li proietta verso un futuro ragionevole. Oggi la Coldiretti di oggi è sicuramente un'associazione più al passo coi tempi di quanto forse non fosse quella di Bonomi, ma questa Coldiretti è figlia di quella. Questa Coldiretti è la conseguenza di una lunga azione appunto prudente e conservativa e di una leadership molto patriarcale che però ha sortito l'effetto assolutamente imprevisto di far correre più velocemente quel mondo che nelle sue premesse avrebbe voluto rimanere semmai un passo più indietro e magari riguadagnare il tempo perduto piuttosto che avventurarsi verso un tempo che seminava incertezze ed inquietudini. E quindi questo paradosso ci deve far riflettere un po' su quella che è stata la modernità italiana, che non sempre è figlia di una cultura progressista, ma molte volte è figlia della capacità dei conservatori illuminati di capire qual è lo spazio di un cambiamento ragionevole, misurato anche sulle paure che tanta parte del nostro paese ha ogni volta che si mette mano alla parola cambiamento. Io mi fermo e lascio al mio okay. Riscatto, come si dice. Allora, sì, sono, non so, Giorgi, non so se ovviamente facciamo a tre anche se...
Sì, no, va, Giorgi, va, se... va, 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 va intanto, vai, vai. Mi fa ovviamente, certo. Raccogliamo anche ovviamente sollecitazioni del moderatore, immagino ce ne siano. Intanto, sull'onda di questa ulteriore sollecitazione, potrei richiamare l'attenzione di chi ci ascolta effettivamente su alcune analogie che ho riscontrato proprio recentemente e che probabilmente rimandano in questa storia a quello che potremmo chiamare il problema del rapporto tra città e campagne, tra agricoltura e industria. Cioè la modernizzazione come questione di un governo, punto interrogativo, di una programmazione possibile, impossibile, fallita secondo alcuni, di queste relazioni difficili certamente in un paese particolare anche in termini orografici e storici come il nostro, con un forte localismo che attraversa la Coldiretti, mentre stabilisce un controllo gerarchico e forte sulle periferie. Allora, in questo contesto, il rapporto tra città e campagna, tra aree interne e aree costiere, ad esempio, l'avvento delle regioni negli anni 70 rimanda a una visione sia del modello organizzativo, sia delle politiche che oggi probabilmente sono molto figlie di quello che succede, delle difficoltà anche che si incontrano a rielaborare tutto ciò sul crinale degli anni 70. Ed è in quella fase probabilmente che si matura sempre di più la consapevolezza che soltanto spostandosi a livello territoriale quel rapporto possa essere governato, tra virgolette. Per cui da lì le federazioni regionali diventeranno sempre più forti in Coldiretti e soprattutto una cosa particolare che forse può interessare, il problema della modernizzazione. Pensiamo alla diffusione dei televisori, ecco, che nel libro ho trovato, cioè un argomento che ho un po' sviluppato nel libro e che attraversa la storia della Coldiretti. Non so se poi, se l'onorevole Follini l'ha trovato interessante, ma ecco, lì oggi mi pare ci possa essere un'interessante analogia con internet. Accennavamo prima di collegarci al digital divide. Coldiretti ha recentemente raggiunto un accordo con Bonifiche Ferraresi, se non ricordo male, ma forse sbaglio, per promuovere la diffusione della rete nelle campagne. E mi pare sia un po' in analogia con, cioè richiami questo concetto, non le campagne in città, ma portare le città in campagna. Ecco, che ne pensa? È straordinario come alcune barriere che la distanza e il tempo facevano pensare fossero insuperabili, in realtà sono oggi tutte alla nostra portata. Ci basta un balzo, non soltanto quello dell'immaginazione, per scavalcare queste barriere. Io vorrei partire da un'impressione che ho avuto quando da ragazzo ho cominciato a frequentare l'ambiente politico e ho avuto anche la fortuna di trovarmi nel gruppo dirigente democristiano. Naturalmente, ai nostri occhi di ragazzi, il gruppo dirigente democristiano era fatto di alcune figure carismatiche, poi di altri che stavano magari in seconda, terza fila, ma concorrevano a definire il profilo del nostro partito, facevano sentire la loro voce, esercitavano un'influenza e anche qualche volta una suggestione. E poi c'era allora un manipolo, neanche tanto piccolo, di deputati e senatori affiliati alla Coldiretti, 20, 30, 40, a seconda delle legislature, che erano rigorosamente e volutamente anonimi. Nessuno di loro concorreva alla leadership. Presidiavano un territorio che era quello dei loro argomenti, dei loro interessi, della loro visione di come dovessero essere protette e promosse le campagne italiane, e lì si fermavano.
Ma Coldiretti non ha mai espresso un segretario della DC, non ha mai espresso un presidente del Consiglio, non ha mai espresso un leader che fosse in prima fila nella vita del partito. Eppure Bonomi disponeva di una forza straordinaria, era il capo di un partito. Ma lui era interessato ai provvedimenti che riguardavano il suo settore, era interessato a garantire quegli interessi su una grande quantità di scacchieri, penso a quando appunto si diede da fare perché la RAI dedicasse un po' di attenzione alla vita dei campi e nacquero le varie A come agricoltura, le varie trasmissioni che ancora oggi seguiamo, soprattutto il sabato e la domenica. Naturalmente era molto interessato a chi facesse il ministro dell'agricoltura, era impensabile che non fosse una figura gradita a quel mondo. E però se si trattava di prendere decisioni più strategiche fuori da quell'ambito, la Coldiretti era assolutamente disciplinata, quasi distratta rispetto alle grandi questioni che dilaniavano l'animo democristiano in quegli anni. Questa cosa mi ha sempre incuriosito, perché di contro invece in altri ambienti, penso alla CISL ad esempio, ma anche alle ACLI, c'era un grande fervore di protagonismo, l'idea di rappresentare un punto di vista che il partito doveva considerare non perché era la bandiera di una corporazione, ma perché era un punto di vista generale. Pastore si è posto così di fronte alla DC, Bonomi no. E però Bonomi ha esercitato una funzione limitatamente al suo, è come se lui avesse scelto di presidiare quel campo, di non avventurarsi fuori da quei confini, perché di quel campo si sentiva padrone, per così dire, e fuori da quei confini si sarebbe sentito sperduto. Questa caratteristica è rimasta. Ancora oggi la Coldiretti è un'associazione, naturalmente in un quadro molto diverso e senza più nessuna forma di collateralismo, ma insomma è un'associazione che dialoga con la politica da pari a pari, ma senza l'illusione o la velleità o la presunzione, se vogliamo, di esprimere un'opinione a tutto campo, stando rigorosamente con i piedi per terra. E allora mi domando se tutto questo è frutto della mentalità delle campagne, ma appunto, come ci insegna Bernardi, tra le campagne e le città ormai il confine molto, non è più quello di una volta, e quindi non si può immaginare che le campagne siano, come dire, troppo strettamente legate a una mentalità, o se invece questo non è figlio del modo in cui la Coldiretti è stata pensata, organizzata, tenuta con briglie strettissime da Bonomi per 30 anni e più, lasciata poi in eredità ai vari Lo Bianco e fino adesso a Prandini, lungo una linea che è di continuità dentro un sistema politico istituzionale che però nel frattempo è cambiato da cima a fondo. Ecco, questa è la mia curiosità. La rivolgo all'autore. Eccomi. Molto, molto d'accordo con il mio discussant, molto interessante tra l'altro. Penso che sia vera la seconda delle, come dire, delle possibilità ventilate, cioè sia figlia del modo con cui è stata concepita e ha funzionato all'interno del sistema economico, politico, istituzionale di questa seconda parte del Novecento, e penso sia dentro questa categoria, diciamo, del corporativismo, una volta veniva definito, che potremmo probabilmente considerare la forza e il limite forse della Coldiretti, perché da un lato credo si possa dire sia all'interno di questa storia che del presente le consente di presidiare quel territorio, come diceva molto bene l'onorevole Follini, e quindi anche di difendere l'agricoltura, perché di questo stiamo parlando, cioè nella dinamica con l'industria e con gli altri settori, spesso Bonomi, che pure era presidente della Federconsorzio o comunque la controllava
e quindi uno degli strumenti eccezionali su cui forse dovremmo dire qualcosa del capitalismo italiano, beh, all'interno di questo contesto l'agricoltura sembra essere appunto uno spazio privilegiato e preferenziale della unico, diciamo così, della Coldiretti. E qui c'è anche il suo limite, almeno questa è la mia lettura, che è un po' anche il limite però di quella fase storica. Ne ho già avuto modo di ragionare con altri interlocutori. È chiaro che nel contesto della Guerra Fredda, un contesto bipolare, diciamo, le logiche bipolari e delegittimanti della Guerra Fredda possono essere declinate in vari modi e in diverse misure. Non esiste un solo tipo di anticomunismo, non esiste un unico modo di vivere e di concepire la Guerra Fredda. La Coldiretti lo fa in un modo talmente ortodosso, mi verrebbe da dire, soprattutto negli anni 50 e 60, che è gioco forza nella rottura voluta della relazione preferenziale possibile tra contadini e operai, è gioco forza che sia anche solitaria in questa difesa, in questa contrattazione di uno spazio. Ecco, allora, a posteriori, post Guerra Fredda, forse potremmo ancora ragionare, ci sarebbe da dire qualcosa sull'onda lunga di queste fratture, sull'onda lunga di questa autoreferenzialità e autosufficienza. Ecco, che mi sembrano un po' figlie, come diceva l'onorevole Follini, di quel modo di concepirsi. Tra forza, diciamo, e mi fermo rilasciando la parola, tra forza del gruppo, forza di contrattazione e debolezza di sistema, mi verrebbe da dire, in un'espressione sintetica. Ecco, e qui forse anche il problema del rapporto con la classe operaia, con la CGIL, costituisce probabilmente per quel periodo, forse ancora oggi, non sarei in grado di dirlo, una questione nella questione, oltre che con la CISL a cui abbiamo fatto riferimento. Che ne pensa? Non so, sono tanti aspetti che stiamo sollevando. No, ma è curiosa la politica estera della Coldiretti, chiamiamo la politica estera, diciamo, con un'esagerazione retorica, perché nei riguardi delle organizzazioni di agricoltori e di contadini che il Partito Comunista nel dopoguerra cerca di mettere in piedi, c'è filo spinato dell'ideologia che non consente nessuna collaborazione, nessuna contaminazione, che assicura la distanza. Però d'altro canto, nei confronti del padronato agricolo, della Confagricoltura, c'è altrettanta distanza, che poi verrà un po' progressivamente meno, secondo me, quando ci si renderà conto che il rischio che corre quel mondo e di essere marginalizzato in un tempo in cui tutta l'enfasi è sulla industrializzazione anche a tappe forzate, anche con alcuni investimenti che poi il tempo ha rivelato non fossero dei più avveduti. Penso alle cattedrali nel deserto e penso al fatto che tutte queste risorse affluite verso questi settori industriali hanno penalizzato le possibilità dell'agricoltura italiana. Invece ci rendiamo conto oggi che questo mondo doveva essere difeso meglio e garantito anche nella sua possibilità di darsi una configurazione industriale, appunto, penso in questo caso all'industria alimentare. E quindi è una, come posso dire, è una politica che ha un tratto fortemente corporativo, cioè la Coldiretti bada ad alcuni interessi che ritiene legittimi e che considera assolutamente cruciali, e su quelli non c'è possibilità di negoziato, c'è un'assoluta e rigorosa durezza anche contrattuale verso la politica e verso le altre associazioni del settore. Naturalmente questa posizione di forza è garantita anche dal rapporto un po' incestuoso tra l'associazione
e la Federconsorzi, che è uno degli esempi più tipici del conflitto di interessi prima del tempo che si produce nel dopoguerra e che è oggetto ovviamente di molte dispute che in questo libro vengono raccontate. Però insisto, continuo ad essere affascinato dal fatto che tutta questa politica tesa a lasciare quanto più è possibile le cose come stanno e a non turbare gli equilibri e i rapporti di forza in questo ambito, sia poi sfociata in un risultato che è largamente apprezzabile, perché nel frattempo l'agricoltura italiana ha avviato un processo di modernizzazione straordinario e per qualche aspetto è una delle forze di avanguardia del paese così come lo vediamo oggi. E quindi rileggere la storia della Coldiretti ci costringe a fare i conti con questa contraddizione appunto tra forme politiche, sociali, ideologicamente quasi, non voglio dire retrive, ma insomma molto 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 prudenti, e il fatto che però nel frattempo la vita abbia scorso un po' in tutte le vene del paese, ma da quelle parti abbia scorso più velocemente. E a questo proposito però volevo rivolgere una domanda a Bernardi, perché c'è un passaggio nella sua ricostruzione che mi ha molto colpito. Nel dicembre del 69 scoppia alla Banca Nazionale dell'Agricoltura la bomba, che la strage di Piazza Fontana è l'inizio dello stragismo. C'è una considerazione su cui lo invito magari a dire qualcosa in più, perché è di interesse molto ampio, per la quale quella bomba è contro contro i coltivatori diretti, è rivolta principalmente a quel mondo. Il fatto che quel mondo sia stato il bersaglio del primo atto di una lunga stagione di stragi, violenze, disordini, tra i più efferati, mi colpisce molto, perché è come dire, si poteva immaginare che ci fosse, come dire, un'aggressione rivolta ad altri gangli, ad altri... ci può essere anche una certa casualità. Però il fatto che appunto la prima grande strage, l'inizio degli anni terribili che durano un decennio e più, comincia prendendo a bersaglio i coltivatori diretti. Ecco, su questo c'è un accenno fugace nelle pagine del libro, forse è un argomento che andrebbe approfondito, perché non riguarda solo la storia della Coldiretti, riguarda un tratto di storia italiana che ancora adesso nasconde e racchiude una grande quantità di misteri, oltre che di veleni. Allora, raccolgo ovviamente molto volentieri la sollecitazione, ringrazio ancora l'onorevole Follini, anzi non l'ho ancora fatto per l'attenta lettura, ma questo passaggio nasce da una domanda, se volete, banale, che mi sono posto e che ho posto a colleghi che hanno studiato da tanto tempo la strage di Piazza Fontana, anche ascoltando i magistrati che se ne sono occupati. E la domanda più che banale è: perché la Banca dell'Agricoltura? Appunto, c'è una casualità oppure no? Ecco, da questa domanda, come dire, alla bomba di Piazza Fontana sono giunto e sono giunto a rispondere a questa domanda partendo da prima. Non è stato quindi una questione posta, come dire, al di fuori del flusso della ricostruzione, anzi è proprio perché è calata nelle dinamiche della storia delle Coldiretti, nella storia d'Italia, che possiamo provare, io credo, ad avanzare una tesi più persuasiva e convincente, che poi si sposa con degli elementi che sono stati acquisiti anche nei processi e nelle indagini che continuano. Cioè, intanto che c'è un malessere profondo nelle campagne italiane alla fine degli anni 60,
E questo malessere profondo attraversa il corpo della Coldiretti, oltre che i suoi gruppi dirigenti. Ci sono le contestazioni, una la descrivo perché c'è un documento importante di Bonomi inviato al Ministero degli Interni e al Presidente del Consiglio sulle contestazioni che avvengono, ad esempio, alla Fiera di Verona. Sono contestazioni dure, cioè sono lanci di biglie, mazze ferrate, al Ministro dell'Agricoltura è impedito di parlare, e c'è violenza, cioè sono passaggi violenti della storia d'Italia. E l'analisi che ne fa confidenzialmente Bonomi non è quella di una, appunto, classica lettura della guerra fredda, cioè attribuire tali proteste, tali azioni ai partiti di sinistra, come spesso veniva fatto, cogliendo anche nel vero il più delle volte. Ma in questo caso l'analisi è molto precisa e parla di squadre nere, cioè di figure, gruppi che si stanno organizzando in quella fase, in parte sono i centri di azione agraria, in parte sono altre realtà, che alimentano una contestazione interna, diciamo così, da destra. Allora, se questo è vero, se consideriamo appunto il contesto del nostro paese alla fine degli anni 60 e quello che sappiamo sulla strategia della tensione, ecco che una lettura, un'interpretazione diversa della strage di Piazza Fontana è possibile. È possibile, poi si è scoperto che uno dei due, se non entrambi, gli attentatori poi condannati, accusati e condannati, erano esponenti dei consorzi agrari, cioè conoscevano il mondo della Federconsorzi nel Veneto, è possibile che ci sia appunto un intento specifico, ad hoc, diretto verso il mondo delle campagne. Per fare che cosa? Per provocare che cosa? Qui mi fermo, nel senso che quello che sappiamo è, come dire, una risposta conservatrice se non reazionaria. Comunque fare leva sui malessere, sui malumori e sulla funzione che questo mondo, questo pezzo di campagne e fuori delle campagne, il modo in cui interpretavano la Coldiretti come bastione anticomunista contro il centro-sinistra, per la garanzia delle libertà intese appunto in senso conservatore se non reazionario, provocare uno spostamento a destra, facendo leva, ripeto, su questo mondo delle campagne e sul tradizionale anticomunismo della Coldiretti. Ma a questo gioco, secondo me, è abbastanza chiaro, Bonomi si sottrae. Non fa una dichiarazione pubblica come fanno tutti gli altri dirigenti delle organizzazioni sindacali nel giro di poche ore. La prima dichiarazione pubblica di Bonomi esce dopo 5 giorni, se non sbaglio, sul Coltivatore, sulla prima pagina. E sebbene la Coldiretti poi sosterrà la linea della pista anarchica in sede giudiziaria, ci sono dei riferimenti in questo senso, pubblicamente non accuserà mai le sinistre di questo attentato. E anzi, il discorso che fa Bonomi è un discorso di pacificazione, di difesa della vita degli agricoltori. Si sottrae alle manifestazioni, ecco, adesso non la voglio far lunga, però è ovviamente un argomento molto importante. Si sottrae alle manifestazioni comuni, verranno celebrate delle messe insieme alla Confagricoltura ogni anno. Non si scende in piazza per protestare. E infine, però, ci tengo questo piccolo aspetto a sottolinearlo, si impegna ad esempio per le pensioni, per le indennità che devono essere riconosciute ai familiari delle vittime, che è un altro aspetto di questo solidarismo spesso sconosciuto e che invece agisce concretamente nel tessuto colpito dall'attentato. Ecco, non so se sono stato troppo lungo, ma ovviamente mi pare una questione importante, quindi volentieri. No, ecco. Anche a me sembra un argomento cruciale. Nella copertina del libro c'è una foto
che mi ha molto colpito, e poi ho scoperto che risale a 57, mi pare. Una manifestazione oceanica della Coldiretti, con uno striscione che dice, recita testualmente, riduzione dei costi, piani culturali, difesa dei redditi, ma soprattutto in alto, a mo' di bandiera, grazie Presidente Segni per la pensione. Ora Segni è all'epoca Presidente del Consiglio e la Coldiretti da un lato lo vuole ringraziare, dall'altro evidentemente vuole rimarcare di avere ottenuto quel risultato attraverso la sua pressione, attraverso la sua azione lobbistica, per così dire. Fa un po' tenerezza perché nessuna delle altre organizzazioni di rappresentanza sociale avrebbe mai immaginato di ringraziare, se non nei saluti di rito, un'autorità di governo per un provvedimento che altri pensavano di avere strappato con la propria forza e non ottenuto in virtù della benevola concessione dell'autorità politica. Però è la descrizione di un mondo, è la descrizione di un rapporto con la dirigenza politica del paese che era molto accorto, molto prudente, probabilmente aveva dentro anche cose più nascoste, i rapporti con altre associazioni erano più di dominio pubblico, qui c'era un'azione più intrinseca che procedeva per linee confidenziali e che spiega anche alcuni risultati, alcuni dei quali io credo siano molto apprezzabili, perché come giustamente ricordava Bernardi, parliamo di un mondo dove ancora alla metà degli anni 50 non c'era nessuna forma di previdenza, nessuna forma di assistenza medica, quindi erano in una condizione di assoluta marginalità e molto più indietro anche della classe operaia, che quantomeno aveva dalla sua un'epopea e una capacità di combattimento a cui i partiti di sinistra, ma anche per una parte la Democrazia Cristiana, davano alimento. Quindi è in poche pagine, 200-300 pagine, un racconto che attraversa spiega una trasformazione profonda del paese e dentro cui però mi pare che si possa dire che è rimasto come un dato molto significativo, almeno per me, la fondamentale impermeabilità di questo mondo ad alcune suggestioni, ad alcune tentazioni, ad alcune forme anche di estremismo politico che da altre parti hanno dilagato e che invece in questo mondo non hanno attecchito. E anche questo colpisce, perché certo tutto questo ha a che vedere col fatto che un conto è la dispersione della vita dei campi e altro conto è la concentrazione lungo una linea di catena di montaggio. Però alcuni milioni di italiani che hanno fatto riferimento alla Coldiretti e ad altre associazioni meno importanti di questo stesso mondo si sono chiamate fuori da alcune vicende che hanno travagliato molto il paese. In questo ambito le Brigate Rosse non hanno sortito nessun effetto e d'altra parte gruppi neofascisti che hanno fatto di tutto e di più molti ambienti, molte città, questi gruppi non hanno attecchito neppure loro, quindi è rimasto un mondo che in qualche modo ha affrontato anni che sono stati appunto molto tempestosi nella vita del paese, dove il rischio di scivolare in una spirale di violenze era molto molto alto e d'altra parte ha sortito anche uno straordinario numero di vittime. Quello è rimasto come il presidio di un'Italia più tradizionale, se vogliamo, meno avventurosa, con meno immaginazione, ma con radici profonde. E quindi questo radicamento di cui l'Italia in quegli anni aveva bisogno, nella gente dei campi l'ha trovato e la Coldiretti, per quanto, come dire, se ne possano discutere alcuni aspetti, però ha provveduto a che tutto questo patrimonio non venisse disperso.
Sì, io forse siamo in conclusione, non so se poi il nostro moderatore vuole intervenire. Posso aggiungere su questa, su queste ultime riflessioni che un passaggio interessante di questo radicamento profondo nella società e nei territori penso che sia dato proprio dagli anni 70 del Novecento. Per una questione, diciamo, di sistema generale ci rimanda al nodo della rappresentanza, io credo, della funzione delle organizzazioni sindacali ieri come oggi. Cioè, in una fase nella quale il sistema dei partiti cominciava a perdere la propria legittimità e la propria capacità, appunto, di rappresentanza, e la Coldiretti registrava questa tendenza, questa chiara criticità, diciamo così, del sistema complessivo, perché è dentro quel sistema. Cioè, il collateralismo, la Coldiretti, in questo senso, è un collateralismo, a parte io lo definisco alla rovescia, ma è strutturale rispetto al sistema, al mio modo di vedere. E allora, da questo punto di vista, ecco perché anche, credo, la posizione assunta rispetto alla strage di Piazza Fontana ha delle ricadute e dei significati complessi e importanti, stratificati, mi verrebbe da dire. Perché mentre difende gli agricoltori, i contadini, difende anche questo mondo per certi versi. In difficoltà, in crisi di legittimazione, ci sono dei sondaggi interni tra gli agricoltori e il proprio corpo, dove il vento, come dire, dell'antipolitica, come oggi lo chiamiamo, già aspirava o sembrava aspirare in modo forte, e richiamava all'autosufficienza ancora una volta. Contestiamo questa relazione e facciamo da soli in una certa misura. Ecco, non so che ne pensano i Follini, ma la DC in questo senso è essa stessa posta da quella fase in poi, a parte con l'omicidio di Moro, ovviamente, quello è un turning point ineludibile. Ma certo, è quella fase, come già ho avuto modo di sottolineare, che la questione del collateralismo si pone problematicamente anche per la Coldiretti. Le ACLI, la CISL lo avevano già risolto, nel senso, o quasi, insomma, nel senso della divisione dei ruoli. La Coldiretti invece manterrà questo doppio ruolo sindacale e politico. E secondo me, ecco, e qui concludo su questo punto, secondo me c'è proprio questa visione politica del sindacato, che vuol dire che anche la convinzione che soltanto stando vicino alla politica, se non dentro alla politica, si possano poi raggiungere gli obiettivi prefissati. E in questo senso il welfare state, le pensioni, gli assegni unici e quant'altro costituiscono certamente un passo in avanti, lo dico chiaramente, nel processo di costruzione della cittadinanza, dell'integrazione di una fetta di lavoratori nella Repubblica Democratica, con le sue degenerazioni, ahimè, che poi sappiamo, ce lo ha ricordato anche l'ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato in una discussione che trovate su YouTube di qualche tempo fa, con delle ricadute paradossali, diciamo così, i cosiddetti le baby pensioni, o insomma la distanza tra quanto versato, quanto dovuto e quanto corrisposto. Cioè, tutto questo poi costituisce un problema per le finanze e per il debito pubblico, però in quegli anni 50 è certamente un passo importante in avanti nel processo di costruzione di una società più equa e più equilibrata dal punto di vista economico e dei diritti della cittadinanza. Ecco, mi sentirei così, non so se vogliamo concludere così, cosa dice il nostro moderatore, o ditemi sì. Voi. No, io, ecco, sì, siamo un po', diciamo, alla fine, insomma, di questo interessantissimo
confronto in cui sono emerse davvero tante suggestioni e tanti temi interessanti. Penso, diciamo, al rapporto fra la tradizione e l'innovazione, al rapporto fra l'Europa e l'Italia, la politica estera del nostro paese, la politica in generale del nostro paese, sia quella economica che la politica interna. Ecco, io farei soltanto, diciamo, una doppia domanda a tutti e due per chiudere. E una è su, appunto, su quello che il professor Bernardi riconosceva come il collateralismo alla rovescia, come lui ha detto, e che ha anche citato, diciamo, di fatto l'onorevole Follini, soprattutto il rapporto fra la Coldiretti e la DC, che si struttura dagli anni 60 come partito sul territorio. E un'altra domanda che faccio a tutti e due, anche per chiudere, partirei poi dall'onorevole Follini. Il rapporto, appunto, della Coldiretti con le politiche europee, con le prime politiche europee di regolazione e di intervento sui processi produttivi nel campo dell'agricoltura. Ecco, lascerei intanto la parola all'onorevole Follini. Ma il collateralismo della Coldiretti è un collateralismo prudente ed è un collateralismo furbo. La Coldiretti ha chiaro il senso del limite. Lo dicevo prima, non esprime leader politici. Nessuno dei presidenti della Coldiretti ha mai pensato di avventurarsi oltre, pur avendone la potenzialità. Dalla Coldiretti sono venuti volta a volta alcune decine di deputati e senatori, ma nessuno si è messo in prima fila. Mentre altre organizzazioni hanno prodotto classe dirigente con ambizioni più ampie, il respiro della Coldiretti è sempre stato segnato, appunto, da una grande prudenza, nella quale io ravviso anche qualche tratto di furbizia, ma la efficacia di saper difendere in questo modo le proprie ragioni più specifiche. E quindi questo ci rimanda, come posso dire, a un'Italia per qualche aspetto antica e che ha voluto conservare questa sua tradizione, che la Coldiretti ha, appunto, penso, presidiato. Naturalmente questa politica del limite, questa politica del basso profilo, ha a che vedere anche col fatto che quel mondo è rimasto largamente impermeabile ad alcune suggestioni, ad alcune parole d'ordine, ma anche alle conseguenze più drammatiche che a volte quelle suggestioni e quelle parole d'ordine producevano, finendo con l'essere, come dire, una ridotta di buoni principi e di antichi costumi, in cui tratto conservatore del paese, inteso nel modo migliore, più generoso che si possa dire, è stato salvaguardato, e in questo è rimasto un presidio associativo e una gran quantità di persone che sono state sottratte agli anni più tumultuosi, hanno cercato di sottrarsi per quanto potevano agli anni più tumultuosi, come ci è capitato di dire prima. Quanto al rapporto con l'Europa, è stato indubbiamente all'inizio un rapporto molto controverso. La scelta europea è stata osteggiata nei primi anni da una grande quantità di interessi costituiti, a cominciare anche da quelli industriali, e il mondo agricolo ha vissuto l'idea che, appunto, quella politica dovesse essere messa in comune con altri paesi, allora lontani, non dico ostili, con una grandissima diffidenza. Quindi è stato uno sforzo che è stato fatto e che ha richiesto, credo, molta fatica. Su questo l'imperio della politica ha fatto la differenza. Cioè l'Italia ha scelto strategicamente l'Europa, pagando anche i prezzi che si dovevano pagare, in virtù di una scelta dei governi e dei partiti dell'epoca, scelta che la gran parte delle organizzazioni che costituivano il loro retroterra non condivideva fino in fondo. E penso che ci sia voluto tempo e fatica per convincere
quel mondo e quelle organizzazioni che la strada dovesse essere appunto quella dell'integrazione. La storia dei primi anni della politica agricola comune credo che sia stata una storia di grandi diffidenze e anche di qualche preclusione che solo l'intelligenza della politica ha consentito di superare. In questo forse la Coldiretti è rimasta per qualche tempo uno o due passi indietro e ha recuperato solo a partire dagli anni 70, quando quel processo si è rivelato irreversibile, il divario che aveva accumulato. Non so se Bernardi è d'accordo con me, ma penso che insomma, la cronaca, quello che è raccontato anche nel suo volume, attesta come all'inizio ci fosse un tratto molto, tra virgolette, provinciale, che ha condizionato i primi anni della Coldiretti in modo piuttosto massiccio. Concordo integralmente con quello che ha detto l'onorevole Follini, dalla prima all'ultima parola, e lo ringrazio ancora per l'attenta lettura. Mi sentirei semplicemente di aggiungere, mentre lo ringrazio di nuovo e ringrazio l'Istituto Luigi Sturzo, non so, magari poi non avrò possibilità di fare dei saluti, ma per l'organizzazione, Giorgi per l'invito, molto lo Sturzo per me è sempre, come dire, una casa a cui tengo. E mi sentirei di aggiungere soltanto una breve osservazione proprio sul ruolo della politica e di quali figure. Se noi tiriamo una riga da Alcide De Gasperi ad Aldo Moro, c'è un tratto comune, anche poco conosciuto in Moro, tra l'altro, cioè una fiducia, un credo profondo nei valori dell'integrazione europea e dell'interdipendenza. Queste sono due espressioni che noi, l'Europa e l'interdipendenza, che troviamo ripetutamente ribadite e che vengono anche usate spesso pedagogicamente nei congressi della Coldiretti e non solo. Ciò non significa che integrare o accettare la logica della liberalizzazione commerciale fosse facile o, automatica, sostenibile. Oggi c'è tutta una storiografia nell'ambito anche degli studi economici che mettono in rilievo quanto le liberalizzazioni in ambito agroalimentare possono essere un'opportunità ma anche un problema a seconda delle economie che vengono coinvolte in questi processi, ma all'epoca questo era un valore, come diceva giustamente l'onorevole Follini, e è stato merito probabilmente di segni come appunto delle figure che abbiamo citato che hanno segnato la via. Quella via che mi sento di dire, come dico ai miei ragazzi, ai miei studenti e studentesse, quella via che perlomeno ci ha garantito un periodo di pace e di stabilità, almeno in questa parte del mondo. Grazie ancora. Ok, io vi ringrazio, ringrazio l'onorevole Follini e il professor Bernardi. Ricordo il libro La Coldiretti e la storia d'Italia, edito da Donzelli. E do, diciamo, appuntamento per chi volesse per le nostre dirette Facebook e YouTube e al 13 di aprile per un'altra tappa di questo percorso. Ringrazio tutti, ringrazio Stefano Marella che ci ha seguito a livello tecnico in questo pomeriggio e saluto gli intervenuti nella speranza, insomma, di poter organizzare queste cose anche di persona. Di nuovo, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie.